Final Cut. Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch dove farò le dirette e anche sul mio gruppo Telegram. Ricordo che stasera, come tutti i venerdì alle 20, la diretta andrà qua su YouTube, quindi non mancate, attivate la campanellina così siete sicuri di non perderla. Oggi farò la prima impressione della nuova edizione di Inuyasha, video recensione lo porterò, anche se potrei già farlo quando sarà finita questa nuova edizione, per dare la possibilità a tutti di leggerlo. Prezzo 9,95€ della Star Comics, l'autrice Rumiko Takahashi. Alcuni dicono che è il suo capolavoro, io in verità sono indeciso tra questo e Meizu no Ikkoku, che vedrete più avanti il video su recensione su Meizu no Ikkoku. Però molto bello anche questo di manga, questo più Battle Shonen, Meizu no Ikkoku e Seinen, quindi ovviamente dipende. C'è questa ragazza, Kagome, una normale studente liceale, che dalla sua famiglia, soprattutto suo nonno, è portatore delle vecchie tradizioni, crede ancora agli spiriti, eccetera, o la sfera degli Shikoku, cioè, e qua è stata tradotta letteralmente come la sfera dei quattro spiriti. Io rimango ancora fedele alla traduzione originale di una volta, però ecco. Qua per appunto la ragazza con suo nonno, per qualche motivo nella loro casa c'è un pozzo millenario nascosto, chiuso, sente dei rumori da quel pozzo, si avvicina e compare fuori uno spettro, un mostro che la rapisce e la porta in quel mondo. Lei riesce a liberarsi con non so quale forza magica che toccandolo fa lo fa soffrire, gli fa male, gli fa perdere per un braccio praticamente, quindi è abbastanza un po' violentino, diciamo, non è proprio happy ending, tutti felici o per famiglia, è abbastanza violento anche come disegni, devo dire, in effetti, ma è crudo e violento abbastanza, non certo livelli astronomici, però per essere un manga comunque fine anni 90, inizio 2000, ecco. Appunto, finisce quest'epoca Sengoku, torna indietro nel tempo in questa epoca Sengoku, dove comunque è un Giappone feudale, e trova in un albero lui, Inuyasha per l'appunto, protagonista, che è un semidemone con una freccia piantata. Lei viene presa dagli abitanti del villaggio che c'è intorno, perché pensavano che era una ladra oppure qualcuno che sta facendo qualcosa di male, perché Inuyasha, essendo un mezzo demone, è stato sigillato con una freccia dalla sacerdotessa Kikyo. La sorella maggiore, la decana del villaggio, della vecchia Kaede, che ormai sono passati 50 anni da quel fatto, e per appunto sua sorella Kikyo è morta lo stesso giorno che ha sigillato Inuyasha e ha bruciato con sé questa appunto la sfera degli Shikoku. E è una sfera diciamo magica che racchiude in sé diversi spiriti, diverse potenze maligne, che quando un demone ne entra in possesso decuplica la sua forza maligna spiritica, e quindi non bisogna che gli spiriti malefici ne entrino in contatto. Per appunto quel demone, quella creatura metà donna, metà mille piedi, che aveva incontrato all'inizio la portando nel suo mondo, ricompare, e lei Kagome si sente in colpa e se ne va dal villaggio portandosi dietro quella creatura, si avvicina per appunto all'albero di Inuyasha, e quando sembra tutto perduto decide di strapolare la freccia dal corpo del mezzo demone per liberarlo e far così che gli salvasse la vita distruggendo per appunto quella creatura. Però allo stesso tempo mezzo demone vuole per sé per appunto sfera di Shikoku, e attraverso questo ciondolo, questo pendaglio, la vecchia Kaede, con una parola magica, diciamo, inventata al momento da Kagome, cioè accuccia, riesce appunto a metterlo a cuccia, quindi riesce diciamo a controllarlo, perché è un mezzo cane, diciamo, un demone cane, è un mezzo demone, quindi è metà demone, metà umano, quindi lui vuole la sfera Shikoku per sé per diventare un demone completo.
e ancora non sa che questo fatto di sé che è mezzo demone è proprio la sua vera forza, quello che lo rende ancora più forte rispetto agli altri demoni. Marco capirà più avanti nel manga, non diciamo altro. E quindi per appunto decidono di partire all'avventura loro due insieme perché la sfera di Shikoku è stata divisa in mille pezzi da Kagome con una freccia, come faceva Kikyo, la vera Kikyo, e lei, Kagome, per appunto la reincarnazione di Kikyo, si scopre, perché anche lei ha poteri sciamanici e spirituali, che può far del male ai demoni. Con la freccia ha distrutto in mille pezzi questa sfera Shikoku perché è stata ingoiata da un demone uccello e quindi per non farla portare via ha colpito oltre al demone anche la sfera che si è divisa in mille pezzi e allora entrambi partiranno all'avventura. Ovviamente tra i due prima o poi nascerà anche una situazione sentimentale perché c'era anche qualcosa che legava Kikyo con Inuyasha e un malinteso tra i due ha fatto soffrire entrambi, li ha fatti davvero soffrire, anche la storia passata è davvero triste, qua ci sono il vero nemico, Naraku, che si vedrà più avanti, è davvero un'entità davvero malvagia, perfida, non vi dico le sue origini perché è tutto da scoprire quali sono le origini di Naraku, però si vedrà più avanti nel manga anche il vero potere di Inuyasha, grazie alla spada di Saiga, eredità del suo genitore demone, che può utilizzarla proprio per un determinato motivo, a differenza di suo fratello Shinsumaru, che non può utilizzarla. Shinsumaru però potrà utilizzare un'altra spada, però non diciamo altro, vi lascio l'acquolina in bocca, è un Battle Shonen davvero molto bello, ricco d'azione, colpi di scena, sentimento, flashback, passati, mistero, se vi piacciono gli yokai, gli spiriti maligni, qua è davvero, diciamo, quasi un antenato di Jujutsu Kaisen per come tratta il Battle Shonen, come tematiche, proprio come spiriti maligni, perché comunque è abbastanza crudo e violento, anche come immagini, e secondo me, se vi piace Jujutsu Kaisen, diciamo che secondo me può piacervi, se lo so il prezzo 9,90€, però è una perfect edition di lusso, se provate a cercare quella normale, la vecchia, dovete andare su eBay e anche lì comunque i prezzi non è che sono poco. E quindi qua prendete 9,90€ tutti i mesi, alla fine comunque secondo me non è una spesona, però io ve lo straconsiglio se vi piacciono giusto queste tematiche, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, eccetera, eccetera, secondo me fa il caso vostro. Perché davvero è davvero fatto benissimo come Battle Shonen. È storia, secondo me, è un classico del Battle Shonen e non può non essere letto. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like, iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche a Twitch. Noi ci vediamo stasera in diretta, mi raccomando.